Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da... Gentili telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Qui Inter, alla vigilia di questo ultimo appuntamento stagionale in campionato che ci sarà domenica sera a San Siro contro l'Empoli. E proprio a San Siro pochi giorni fa è andata in scena la festa organizzata dal club nerazzurro Inter Night per tutti i tifosi che hanno già scelto di rinnovare l'abbonamento in vista della prossima stagione. Ai tifosi si è rivolto con un particolare ringraziamento Roberto Mancini, tra i protagonisti della serata, anche per parlare di quanto potrebbe accadere a livello di mercato, spronando la società a fare il meglio possibile per riportare in alto il club nella prossima stagione. Vediamo. Grazie per il vostro affetto. E... no, grazie soprattutto perché siete qua in tanti che avete rinnovato l'abbonamento, altri che non ci sono, non possono essere qua ma che l'hanno già fatto, e soprattutto in un momento magari così che non è molto felice, però siamo tutti molto fiduciosi per il futuro. Stasera ci sarà la nuova maglia che adesso tra un po' vedrete, che ricorda la vecchia maglia, quella del 91 quando l'Inter vinse la Coppa UEFA, e quindi speriamo che sia di buon auspicio. E anch'io comprerò un abbonamento come voi, perché sono fiducioso che la società sicuramente farà di tutto per dare a voi la possibilità di tornare a essere, a divertirvi e essere protagonisti, perché abbiamo bisogno di tutti i tifosi, perché tutti noi sappiamo che quando lo stadio è pieno e pieno di tifosi dell'Inter, la squadra sicuramente può fare molto meglio. E mi dispiace che fino ad oggi non siamo riusciti ancora a portare grandi risultati, però manca una partita nella vita, bisogna crederci fino in fondo, non si sa mai. Però al di là di questo, io sono molto, come voi, sono molto fiducioso per il prossimo anno. Sono sicuro che avremo una squadra molto competitiva, e come ha detto Mike, ha detto che farà di tutto, mi sembra, no? Quindi io sono sicuro di questo. Io credo che il signor Mario, come me, voglia magari Yaya Touré qua, o voglia altri giocatori che possano aiutare a migliorare la nostra squadra, quindi la speranza del signor Mario in quarta fila è la mia, e quindi è la speranza di avere una grande squadra. E a Inter Night hanno partecipato anche tutti i giocatori della formazione nerazzurra di questa stagione, ovviamente anche Freddy Guarin, che in questo momento è fermo per un infortunio di carattere muscolare e che quindi non parteciperà all'ultima partita contro l'Empoli. Guarin, che ovviamente si è augurato di poter vivere una stagione ben diversa a partire dal prossimo campionato. Vediamo. È già importante avere i tifosi che ci sostengono ancora, quello deve essere un motivo in più, già per domenica, che veramente dobbiamo cominciare la stagione vincendo domenica. E poi ovviamente che tutti sappiamo che non è andato come si voleva, non abbiamo raggiunto gli obiettivi, però che dobbiamo già cominciare, che l'anno prossimo l'Inter deve essere una squadra che deve giocare per vincere ogni campionato. La società e l'allenatore, anche se voi sempre mi mandate via, loro hanno fiducia in me,
e poi io ho la testa sempre, sempre in squadra. Bueno, fatto, io penso un fatto più di fiducia in noi stessi, perché gli errori che abbiamo commesso li abbiamo commessi individualmente. Poi ovviamente che quando le cose vanno bene, individualmente le cose escono come magari pensa prima la partita. Però è stato sempre un anno un po' di poca fiducia individualmente, io la penso così. E poi ovviamente che dobbiamo essere mentalmente forti e sapere che questa squadra deve essere grande individualmente e cominciare individualmente per trovare la squadra che mi si vuole e che l'Inter merita veramente. Si parla di Touré, può essere che cosa può portare in più all'Inter? Si parla, però io sono un giocatore, la società che decide quello lì, poi ovviamente che è un grande giocatore, speriamo, perché ci darà una mano grande. Di possibili arrivi sul mercato e anche della situazione personale ha parlato anche Andrea Ranocchia, a margine sempre di Inter Night. Ranocchia che dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la società nerazzurra fino al 2019. Andiamo a sentire allora le sue parole. Tanti tifosi hanno già fatto l'abbonamento nonostante un'altra annata. Ogni volta sei sempre qui a dire promettiamo. Sono sempre qui anch'io a dire un'altra annata. E mi girano altamente quando si arriva a questo periodo dell'anno e siamo lì a giocarci un Europa League. La cosa è che sicuramente il prossimo anno ripartire da una preparazione con mister Mancini sarà importante, perché cambia veramente un'annata, perché con un mister, cambiare un mister in corso d'anno non è mai semplice, quindi adattarsi anche ai nuovi lavori. Sarà importante per noi partire da una preparazione con il mister per prepararci per un anno sicuramente migliore di quello che non è stato quest'anno. Strano, non ricevo mai critiche, sempre bravi. È giusto quando fa degli errori, quando un giocatore fa degli errori è giusto che si ricevano critiche, però purtroppo si dimenticano molto presto anche delle buone prestazioni. Posso prendere la responsabilità di tutti quel che prende l'Inter, ormai non è importante quello per me, è importante che l'Inter torni a vincere, possono fare dire quello che voglio. Ma giusto così. Peso? Cioè ti dà fastidio? No, pressione assolutamente no, però non è che sicuramente non fa piacere ricevere critiche, quello è vero, però non è un problema, sono qui da 5 anni, ormai so come funziona. Contratto a metà giugno ufficializziamo. Quindi te la senti cucita addosso questa maglia? Pensate ancora che non l'ho cucita addosso? Se non l'avevo cucita addosso ero scappato via un paio di anni fa. Sono sempre aspetti positivi, gli aspetti negativi che vanno aboliti. E ripeto, sarà fondamentale partire con una preparazione dall'inizio del mister Mancini. Sarà veramente fondamentale e vedrete il prossimo anno. Touré adesso succede che non arriva, ma io leggo quello che dite voi. Anzi, purtroppo leggo quello che dite voi. Lo vado a rubare se magari non viene, ma non... Saprà la società quello che è meglio fare. Nel reparto difensivo, se davvero rimarrà Ranocchia come sembra, potrebbe comunque partire qualche altro giocatore, quasi sicuramente Marco Andreoli, che ha vissuto un'altra stagione non facilissima a livello soprattutto di minutaggio, tra i papabili però anche Juan Jesus, che invece ha giocato di più ma non è riuscito a convincere a livello di prestazioni. Sentiamo che cosa ha dichiarato il difensore brasiliano, che è intervenuto all'inaugurazione della nuova fermata di Metropolitana vicina allo stadio San Siro. Vediamo. Purtroppo no, anche l'anno prossimo c'è la finale qui a San Siro, dispiace tanto anche perché non c'è Milan nell'Inter, ma sicuramente il prossimo anno spero di fare un derby dell'altezza di Milano, perché Milano ha bisogno di questo, l'Inter e Milan ha passato dei momenti brutti, però sicuramente torneranno a grande. Forse l'Inter che deve anche ritrovare un po' di appeal a livello di mercato, visto che è arrivato in settimana nel no di Yaya Touré, si parla appunto tanto anche di tanti nomi, dovreste anche ritrovare questa attrattività verso i grandi giocatori? Questo deve fare la società, io penso a fare il mio lavoro, allenare, giocare bene, perché i dirigenti devono capire quello che ha bisogno della squadra insieme a mister, quindi
questo è il lavoro loro, non mio. Senti, quest'oggi sul Corriere della Sera è apparsa questa inchiesta su Toir sulla presunta poca attendibilità finanziaria del presidente. Ti chiedo se questo può gettare nubi sul futuro dell'Inter e se voi sentite il supporto concreto anche di Toir. Il presidente, a parte che è lontano, però è sempre vicino, ti manda il messaggio, ci parla sempre. Lui prova sempre a fare meglio per la squadra, per la società. Quindi questo non so niente, perché sono affari del presidente, non so proprio niente. Perché non è funzionata fino a questo momento la cura Mancini? Funzionato tanto. Abbiamo sprecato un po' di occasione di troppo, perché anche con la Juve abbiamo fatto 70% di possesso palla, abbiamo giocato bene, però nella fine conta il risultato, abbiamo perso 2-1. Noi giochiamo, facciamo tutto quello che Mister ci chiede, purtroppo il risultato non arriva. L'Europa era ed è un obiettivo concreto, oppure ne fate anche volentieri meno? Non lo so, perché abbiamo un'opportunità, cioè dobbiamo aspettare. Adesso abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno che il Parma vince a Genoa con la Samp e sperare che vinciamo a San Siro. Cosa manca all'Inter per il salto di qualità? Non capisco. Cosa manca all'Inter per il salto di qualità? Noi siamo una squadra giovane, sembra che qui siamo tutti dei campioni, che abbiamo già 30-35 anni, che dobbiamo fare sempre bene. Abbiamo Kovacic che c'è, 22 anni, Brozovic, siamo tutti ragazzi giovani, stiamo imparando e stiamo crescendo per questo salto di qualità, perché credo che lavoriamo anche bene per portare l'Inter più alto possibile, ma ormai qui in Italia vogliono solo i giocatori pronti, i giocatori che sanno giocare sempre bene, che non sbagliano niente, quindi io sono tranquillo per quello che faccio. Speri nel miracolo del Parma domenica a Genova? Sì, sicuramente, dobbiamo tifare Parma a fare un risultato lì, dopo, anzi, prima dobbiamo pensare a noi, a vincere contro Empoli, dopo sperare che Parma ci aiuti. Le critiche nei tuoi confronti anche da parte dei tifosi, eccessive o credi condivisibili? Va bene tutto, cosa devo dire? I tifosi sono liberi per pensare quello che vogliono. Io sono tranquillo, devo essere umile, lavorare per migliorare, per non sbagliare, perché come ho detto prima, uno sbaglio dimentico tutta la stagione che abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa, quindi ci dimentico tutto, però devo lavorare per sbagliare il meno possibile. Ed è tutto per questo nostro appuntamento con Qui Inter, grazie per averci seguito, arrivederci. Il programma è stato offerto da